Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, visto che sono le 5 meno un quarto, ma è già notte, poi nevica, quindi vi lascio immaginare. Felicità? Ecco, giustamente. Anche una bella trapanata era quella che ci voleva per fare meglio il video. Una bella trapanata. E siamo tutti felici e contenti. Penso abbiano già finito, mi auguro. Comunque, le trapanate noi preferiamo farne altre, ma fa niente. Tanto si va sempre in bianco, visto che già nevica. Comunque, iniziamo il tour de force del Gigione con le schedine e bollettine e naturalmente il campionato inglese, visto che la prima partita è alle 13:30 sabato, perché poi quello spagnolo è alle 14, quindi vado per ordine, faccio campionato inglese 13:30, campionato spagnolo 14, campionato italiano 15, campionato tedesco 15:30, campionato francese 17, in modo che così. Mi auguro che entro sabato mattina siano tutti online, fortunatamente adesso i criceti vanno che è un piacere, sembra. Comunque, partiamo subito perché voi volete sentire Allora, partiamo subito con la partita del sabato alle 13:30, Burnley-Everton 2. Proseguiamo con sabato alle 16, Manchester City-Fulham 1. Sabato alle 18:30, West Ham-Manchester United-X2. Per i più coraggiosi, 2. Ma visto il Manchester che poverini, c'hanno Fred che va fuori di testa, si fa espellere, non si sa mai che magari anche col West Ham qualcuno si faccia espellere. Toccatina di balle per i tifosi del Manchester che non si sa mai. Concludiamo con sabato alle 21 con Chelsea-Leeds 1. Andiamo avanti con la schedina e domenica alle 15:15, adesso vado un po' come viene viene perché ce le ho sparpagliate, le avevo, come si dice, fotocopiate, ecco, diciamo, fotocopiate 3 settimane fa, quindi sono un attimino a sguimbation. Comunque, domenica alle 15:15 abbiamo uno Sheffield Leicester X2 per i più coraggiosi, 2. Domenica alle 13 prima c'è West Bromwich Albion contro Crystal Palace, partita da aiuto, quindi 1-2. Domenica alle 17:30 abbiamo una grandissima libidine di partita Tottenham-Arsenal e io mi arrischio l'uno puntando su José Mourinho, mi auguro, in un bel uno. E infine domenica alle 20:15 abbiamo un Liverpool-Wolverhampton 1, sperando che Spirito Santo, come si chiama l'allenatore del Wolverhampton, non faccia un miracolo e vanno a pareggiare in casa del Liverpool. Concludiamo lunedì con Brighton-Southampton, partita da aiuto 1-2. Aston Villa Newcastle è stata rinviata causa Covid. Schedina alternativa, adesso non sto lì a fare l'orario, mica l'orario, ve le metto elencate come sono messe, vi do il pronostico alternativo. Brighton-Southampton over 1,5, Burnley-Everton over 1,5, Chelsea-Leeds. Leeds over 2,5, perché Leeds secondo me un gollettino al Chelsea lo farà, ma il Chelsea un paio di gol dovrebbe riuscire a farli. Forse il 3-1 potrebbe essere il risultato da libidine. Liverpool-Wolverhampton gol, perché il Wolves è una squadretta che la pelle la vende sempre cara. Manchester City-Fulham over 2,5. Sheffield United, Leicester, a mio rischio e pericolo, gol, perché, anche perché non è molto favorito l'over, eccetera, quindi surprise. Tottenham Arsenal, gol, perché se non fanno gol loro mi girano veramente i testi a elica. West Bromwich, Crystal Palace, over 1,5. E West Ham, Manchester United, over 2,5. Mi stoppo un attimo e andiamo a vedere le bollettine che ho preparato.
Proseguiamo le schedine bollettine del Gigione con le bollettine o bollette, visto che poi qualcuno mi chiede cosa sono le bollettine, sono le bollette. Quindi, Burnley Everton 2, Chelsea Leeds 1, Sheffield Leicester 2, Liverpool Wolverhampton 1. Due partite di sabato, due partite di domenica, speriamo in bene. Con 5 euro, 46 euro e 84. Bollettina numero 2. Burnley Everton X2, Chelsea Leeds 1, Sheffield Leicester X2, Liverpool Wolverhampton 1. Con 5 euro, 18 euro e 76. Queste sono proprio le doppie chance e la fissa che mi piace, proprio con la cifra precisa, 3 volte e mezza la posta o qualcosa di più. Ma più o meno tre volte e mezza alla posta, con risultati che ci stanno a pisello, come si suol dire, quindi vedremo cosa succederà. Proseguiamo con la terza bollettina che ce l'ho scritta dietro, cosa sposto il biglietto a fare, che devo solo girarlo. Burnley Everton is 2 più over, Chelsea Leeds 1x più over, Sheffield Leicester is 2 più over, Liverpool Wolverhampton 1x più over. Con 5 euro, 23 euro e 0,2. Non sto a farvi alternative perché mi piace così. Non voglio fare il brevarto o arrischiarla di più. Penso che con 5 euro, 23 euro ci stiamo a pisello. Anche perché sia Burnley Everton che Sheffield Leicester, il 2 non è proprio sicuro al 100%. Quindi potrebbe essere un rischio andare magari a toccare la doppia e eccetera. Certo, se uno volesse Chelsea Leeds giocarsi l'uno o Liverpool Wolverhampton giocarsi l'uno, ci sta. Però io sinceramente la lascerei cos'è, sì, sia perché il Leeds con Bielsa in panchina è sempre una squadra tosta. E il Wolverhampton, signori miei, è una bella squadretta allenata da un bravo allenatore che è vero che giochi fuori casa con il Liverpool, ma si gioca col campo, tra virgolette, senza spettatori, se non sbaglio, o comunque ce ne sono pochi. Non è l'Anfield Road bello pieno che ti carica la squadra. Forse l'Anfield Road bello pieno, vi dico uno fisso e non ci sono dolori, ma col fatto che siamo in pieno Covid e gli stadi sono pinocchietti, io starei schiscio con la doppia chance più over, che ti salva dall'altra parte la fissa che ho messo precedentemente. Quarta bollettina, Burnley Everton gol casa, Chelsea Leeds gol ospite, Sheffield Leicester gol casa, Liverpool Wolverhampton gol ospite. Con 5 euro, 21 euro e 71, è inutile che vi dico che questa mi fa libidine. Quinta bollettina, Burnley Everton gol più over, Chelsea Leeds gol più over, Sheffield Leicester gol più over, Liverpool Wolverhampton gol più over. Mi ristoppo un attimo e poi andiamo avanti. Allora, abbiamo detto 4 gol più over. L'unica partita che il gol più over non è favorito, ma siamo lì, è Burnley Everton. C'è una differenza di 0,10, quindi proprio una roba infinitesimale a favore del no goal più under. Con questi 4 gol più over, con 5 euro se ne vincono 103,52, vedete un attimino voi come gestirvi Burnley Everton. Magari potreste fare 3 gol più over e poi mettere Burnley Everton un bel X2 per chiudere la quaterna. Potreste rischiarvi lo stesso il gol più over visto che è lì lì. Oppure rischiare lo stesso, fare no goal più under di quella partita lì di Burnley Everton, lasciare il goal più over sulle altre. Tanto la differenza è infinitesimale. La cifra è interessante perché è 20 volte la posta abbondanti, quindi è a vostra discrezione. Naturalmente, come vi dico sempre, usate la vostra testa, scegliete magari le partite che vi piacciono di più dei miei 6 pronostici che faccio globali. Ne prendete una con un pronostico, una con un pronostico, una con un pronostico, una con un pronostico, vi create la vostra bolletta su misura. Concludiamo con la bolletta folle.
Burnley Everton 2 più gol, Chelsea Leeds 1 più gol, Sheffield Leicester 2 più gol, Liverpool Wolverhampton 1 più gol. Con 2 euro se ne vinco 281,62, con 5 euro 704,05. Indi per cui, siccome che, eccetera eccetera, Burnley Everton, Sheffield Leicester e Liverpool Wolverhampton, il gol non è favorito, mentre il Chelsea Leeds l'uno più gol è favorito, vi faccio la bolletta alternativa. Quindi Burnley Everton 2 più 1 gol, Chelsea Leeds 1 più gol, Sheffield Leicester 2 più 1 gol e Liverpool Wolverhampton 1 più 1 gol. In questo caso con 2 euro se ne vinco 131,44, con 5 euro 328,60. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vado a preparare il campionato spagnolo, intanto comincio a caricare questo video. Ciao!